Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio mostrarvi come realizzare questo album scrapbooking. Per fare questo album ho utilizzato l'album Alchemy di stamperia, dal quale ho ritagliato tutta la carta utilizzata per l'album. Dunque, sul frontale, come potete vedere, a parte particolari ricavati appunto dall'album, ho ancora utilizzato un cuore in gesso che ho colorato con gli Aquacolor di stamperia, in questo caso un colore verde grigio che a me piace tantissimo e che uso in tantissimi miei lavori. E poi ho passato sopra della pasta dorata per dare un po' di luminosità al cuore. Poi ho ancora utilizzato dei pezzi di una stoffa che avevo e dei particolari in metallo. Di questi particolari sono molto orgogliosa, diciamo, perché mi sono stati regalati da mio zio, che tiene sempre le cose antiche, cose vecchie, e quando ha scoperto che facevo lavori di questo tipo, mi ha rifornito di tutta una serie di particolari che man mano vedrete, attaccati su qualche mio lavoro. E poi ho utilizzato questo abbellimento in metallo stamperia, che ho utilizzato per incorniciare un particolare sempre dell'album Alchemy e che poi ho rivestito con questa vernice trasparente per dargli l'effetto vetro. Non so se si riesce bene a vedere il riflesso nel video, ma spero di sì. E poi ho ancora utilizzato degli strass in tinta per abbellire un po' il tutto. Il laterale l'ho sempre fatto con della tela e particolari dell'album, idem dietro, dove ho attaccato due dei numeri, uno dei quali l'ho messo su cartoncino in modo da dargli un po' di rilievo. Allora, per chiudere l'album ho utilizzato questa chiave che praticamente utilizzo per far passare due dei nastri e per poterlo chiudere, per fare una chiusura un po' diversa dal solito. All'interno il mio album è composto da quattro pagine uguali e nello specifico sono pagine che hanno una tasca sia da un lato che dall'altra, nella quale in questo caso ho inserito, vedete, una cartolina dove poter mettere in questo caso una foto e di qua l'ho decorata. E dall'altra parte invece ho inserito una cartolina dell'album. Tutti i posti, diciamo, per inserire le foto li ho correlati di questi particolari in modo da poter, vedete, inserire la foto che rimane ferma senza dover mettere colle, scotch e quindi rimane tutto più comodo. Per cui ho il mio portafoto, il mio tag e all'interno della pagina ho un ulteriore portafoto, sempre come vi dicevo, con i due particolari nel quale poter incastrare le foto. Vedete che ho fatto questo sistema per poter estrarre facilmente la mia cartolina. Ho inserito questi particolari che sono comunque particolari che ho semplicemente ritagliato dall'album Alchemy. L'unica cosa che vi faccio notare che ho fatto è stata questa, cioè di incollarli in maniera sfalsata, in modo che una volta anche con le pagine chiuse si vedano tutti i semicerchi che escono. Anche qui all'interno della copertina ho inserito un posto per mettere una foto e questi sono le altre pagine, tutte decorate con particolari diversi dell'album, che è un album molto particolare e che si presta bene per realizzare anche solo i supportini per incastrare le foto, perché ce ne sono veramente tanti. Quindi questa è la seconda pagina, poi abbiamo la terza. Ho cercato di tenere sempre i disegni che avessero attinenza chiaramente con la carta, con la parte della carta che ho utilizzato per rivestire la pagina in questione. E questa è l'ultima.
anche questa con la mia cartella per inserire le due foto. Anche qui posto per eventuale foto finale. Questo è un album relativamente semplice da realizzare, infatti con quattro pagine uguali non è per niente difficoltoso, e sta poi a voi decorarlo con la carta o con gli abbellimenti vari per farlo diventare subito carino, perché poi alla fine sono le decorazioni quelle che fanno la differenza sugli album. Quindi la mia chiusura è questa e rimane così. Fatto vedere l'album, non mi resta che farvi vedere come realizzarlo. Per realizzare le pagine interne abbiamo bisogno di 8 pezzi da 21 x 15,5 cm, dove ho fatto su tre lati un piego da 1 cm, quindi 1 cm, 1 cm e 1 cm di piego. Poi abbiamo bisogno di 8 pezzi delle dimensioni di 21 x 9 cm, dove ho fatto i pieghi sul lato corto da 1 cm. E poi abbiamo ancora bisogno di 8 pezzi delle dimensioni di 18 x 12,5 cm, dove non è stato fatto nessun piego. Allora, praticamente ho detto 8 pezzi per tipo, perché l'album è composto da 4 pagine identiche. Per realizzare ogni pagina ho bisogno di 2 pezzi da 21 x 15, 2 pezzi da 18 x 12,5 e 2 pezzi da 21 x 9. Quindi con questi pezzi io realizzo una pagina, le altre saranno poi tutte uguali. Ecco il perché degli 8. Vi dico ancora che per ritagliare tutti questi pezzi ho utilizzato 8 fogli di carta in tinta unita delle dimensioni di 30,5 x 30,5, e ho ottimizzato i tagli per ricavare tutti i pezzi che vi ho detto. Adesso vi faccio vedere come montare la prima delle 4 pagine, poi le altre 3 saranno tutte uguali. Io ho già munito i pezzi di biadesivo per fare più in fretta, adesso realizzo i pieghi e vi faccio vedere come montarla. Realizzati i pieghi vi faccio notare una cosa: le due pagine, quelle da 21 x 15,5, le ho piegate in questo modo. Allora, i laterali, quelli più corti, li ho piegati in un senso, all'interno in questo modo, perché andrò poi ad incollarli con l'altro lato, con l'altro cartoncino uguale, in modo da creare una tasca in questo modo. Invece la parte da 21 l'ho piegata dalla parte opposta. Perché? Perché mi servirà per poter andare ad incollare la mia tasca, dove ho fatto solo 2 pieghi nel laterale, e sfrutterò questo piego per andarla a comporre in questo modo, sia da una parte che dall'altra. Ma adesso, mentre l'incollo, capirete meglio.
quindi questa è una delle quattro pagine. Quindi avete visto, allora ho creato una tasca unendo i due pezzi grandi, nel quale sono andata ad inserire poi questa pagina che mi servirà per incollare le foto. Avete visto che quando ho attaccato i laterali, questi piccoli tag, ho lasciato sempre l'apertura per poter incastrare comodamente la foto. Quindi abbiamo la nostra tasca e abbiamo su entrambi i lati della pagina delle tasche dove poi andrò in questo caso ad inserire altri tag. Qui ho fatto di nuovo una pagina con una decorazione e di nuovo un tag dove si può inserire la foto. Per tirare fuori la pagina, vedete che ho incollato due particolari del mio album Alchemy per creare questo supporto per poter estrarre la pagina con la foto. In questo modo sono state realizzate anche le altre tre pagine, che sono identiche. L'unica cosa che cambia è la posizione nel quale ho inserito, diciamo, questo tag, questo cerchio doppio per poter estrarre la pagina della foto. Le ho praticamente inserite in maniera sfalsata, in modo che quando andrò a incollare le pagine all'interno dell'album, l'effetto sarà poi questo. Vedete, con i miei quattro cerchi che servono per estrarre le pagine, che si vedranno in questo modo. Fatto ciò, andiamo a vedere come realizzare la struttura e come andare a fare il foglio di rilegatura per andare ad incastrare le mie pagine. Per fare la rilegatura dove andare ad incollare le pagine, ho fatto in questo modo. Ho preso un cartoncino delle dimensioni di 21x17 cm e ho creato dei pieghi in questo modo. Li ho già segnati in modo da rendervi più facile capire come verrà la rilegatura finita. Allora, ho fatto il primo piego a 5 cm dal bordo e poi 11 pieghi tutti ad 1 cm. E ho lasciato di nuovo 5 cm dall'ultimo piego. Questo perché, dal momento che, come vi ho detto, sono 4 pagine, io cosa faccio? Vado ad unire i primi due pieghi da 1 cm in questo modo e poi lascio tra una pagina e l'altra 1 cm di spazio. Quindi praticamente andrò ad incollare, poi vedrete come, quindi è più semplice da capire, gli altri pieghi così, in modo da creare, vedete, in questo modo, 4 alette dove andrò ad incastrare le mie pagine e tra una aletta e l'altra c'è sempre 1 cm di spazio. Questo per permettere allo spessore delle pagine che ho creato di non scontrarsi tra di loro. Comunque, una volta che sarà tutto incollato bene, vedrete meglio il risultato finale. Ho già munito di biadesivo nella parte posteriore la mia rilegatura, così mi viene più semplice e più veloce farvi vedere quello che vi ho spiegato. Dal momento che alla fine è più facile vederlo fare che non spiegare a voce. Ecco qua, io ho già messo il biadesivo sulle fasce da 1 cm che rimangono tra una pagina e l'altra e adesso andrò a metterlo anche nelle fasce laterali per incollare poi alla struttura la mia rilegatura. Vedete che in questo modo abbiamo ottenuto le nostre 4 alette dove andrò poi ad incastrare in questo modo la mia pagina. Chiaramente una cosa importante è
ricordarsi quando si tagliano, io le ho fatte da 17, ma quando si taglia comunque il cartoncino per creare l'aletta, è importantissimo che l'aletta sia più piccola della nostra pagina, in modo che entri comodamente, altrimenti vi potreste scontrare con la colla che avete messo per unirla. Quindi tenersi sempre, diciamo, un centimetro in meno rispetto all'area che rimane disponibile all'interno della pagina, così non avrete poi problemi ad incollarla. Adesso andiamo ancora a mettere la colla, il biadesivo, nella parte qui laterale, che sarà quella che poi io incollerò, come vedrete, alla mia struttura. Per la struttura invece dell'album, allora, ho ritagliato due pezzi di cartoncino spesso un millimetro e mezzo delle dimensioni di 20x16 cm, 20x16 perché ho ottenuto, vedete, una dimensione leggermente più grande così della mia pagina. E poi un cartoncino delle dimensioni di 20x5 cm che sarà quello con cui vado a creare il laterale. E sarà poi anche la parte centrale sulla quale andrò in questo modo ad incollare la rilegatura dove andare ad incastrare le mie pagine. Adesso ricopriamo la struttura in cartoncino per poter andare a finire il nostro album.
Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Oppure, se avete piacere, lasciate semplicemente un commento. Spero che anche il lavoro di quest'oggi vi sia piaciuto. Se volete, iscrivetevi al mio canale, così continuerete a seguirmi. E detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!